Buongiornissimo Fiorellini, oggi è il terzo giorno del nostro viaggio di nozze a Londra. Dopo aver fatto una buonissima colazione a Pret-a-Manger, che è proprio vicino al nostro hotel dove c'è la metro, ci dirigiamo verso la nostra prossima meta. Stamattina, per andare dove dobbiamo andare, dobbiamo prendere la metro qua a Erskirt, e dato che siamo proprio qua ci facciamo anche una capatina al TARDIS, che è proprio qua davanti, adesso che siamo diventati dei grandissimi fan di Doctor Who. Poverino, l'hanno sbattuto proprio qua in un angolino di fianco a un'edicola. Oh, questa è la metro di Erskirt, se si pronuncia così. Vedo l'Arianna dubbiosa sulla nostra meta. Sì. Siamo giusti? Ok, sì. Che bello, raga, che bello! Siamo a Richmond, che è un quartiere. È un quartiere della zona londinese, l'unico sobborgo londinese che sta sia a nord sia a sud del Tamigi, cioè gli passa in mezzo. E siamo qua perché andiamo a visitare un bel po' di location dove hanno girato Ted Lasso, una delle nostre serie TV preferite, che abbiamo visto l'anno scorso, se non sbaglio, l'anno scorso su Apple TV, e siamo super esaltati perché Jason Sudeikis è anche uno dei miei attori preferiti e non vedevamo l'ora di venire qua da un bel po' di tempo. E finalmente siamo qua, che bello! E non abbiamo visto, però, come mi ricorda l'Arianna, la terza stagione perché ci manca, e volevamo fare un rewatchino prima di venire ma non abbiamo fatto in tempo. La vedremo al ritorno, speriamo non ci siano spoiler. Siamo anche super fortunati perché oggi è una bellissima giornata, c'è un bel sole, un bel cielo azzurro e qualche nuvoletta che ci sta sempre. Vai Arianna, entra da Lululemon. Questo è super carino. Scusami. Provalo, ti prego, provalo. Arianna, il tuo, cioè se non lo prendi sei proprio una babba. Sono 48 euro, onesto. Quanto? 88. Sti cazzi. Fammi sognare. Oh, attenzione, che bella. Ah, ma anche il cappellino? Che violenza. Ci sta da cinema. Sei tutta rosa. No, no, è tua. La usi di brutto. Certo, vai. Ti stimo. La prendi tutto. Sì, tutto. Raga, il primo danno è stato fatto. È destino. È rosso anche. Vabbè. Criminal. Tutto super bello. Questo è il Richmond Green Park, che vabbè, rispetto ad Hyde Park a Londra è veramente super piccolissimo, ma è troppo troppo carino. C'è anche un albero super bello rosa là, adesso andiamo a farci due o tre fotine. È super bellissimo, lo vedete là in fondo, dopo vi avvicino. È tutto super bello. Anche l'Arianna sta vloggando, più felice di così. Questo è il teatro dove hanno girato alcune scene della serie TV. E adesso vado a recuperare l'Arianna che l'ho lasciata là in fondo e continuiamo il nostro giretto per questo fantastico paesino che già di primo acchito mi sta piacendo tantissimo perché c'è già un sacco di verde. Vorrei avere così tanto verde anche nella mia città. Guardate quanto caspita di verde c'è qui. Qui siamo anche vicino all'aeroporto di Gatwick, dove siamo arrivati noi. Perché ci sono tanti aerei super bassissimi. Esempio, lì ce n'è uno. Ci deve essere un set dove stanno facendo le foto qua. C'è una ragazza super vestita, super non vestita. Sentirà anche tantissimo freddo. Però c'è un cagnolino in mano che è molto bello. Anche la ragazza è molto bella. Ma lo dico a bassa voce, che c'ho l'Arianna qua davanti. Sono super esaltato, ragazzi. Adesso stiamo andando a vedere un'altra cosa super fighissima. Questa, raga, questa è la panchina che usavano nella serie TV dove si sedevano i protagonisti. E lì dietro c'è il pub dove i tifosi e Ted Lasso andavano a bere la birra. Ah, Jason, entriamo a vederlo. Ah, c'è giallo e rosso. Hello. Non giallo e rosso. Hi. Hello. Morning. We saw the window. It's so great. Yeah. C'è quello coi baffi, che è molto bello. E poi c'è quello
blu con la scritta Believe. C'è anche questo qua che è molto carino. Che bello! Ciao. Ho beccato un italiano, finalmente posso parlare Ciao. Nella mia lingua. Vabbè, ma sei in Inghilterra, ma cosa sei venuto a fare? Lo so, è viaggio di nozze. È il bello, è viaggio di nozze. Sì, sì, sì. Claudio, ho visto Gesù Sudeikis, troppo fortunato. Ma non solo lui, ho incontrato tutti. Vi faccio vedere una cosa, aspettate. Mamma mia. Andavo in giro a farmi fare gli autografi. Ma va? Sì, eh. Ma quanto turismo vi ha portato la serie? Poi? Manca. Tantissimo. Sei qui? Da quanto tempo sei qui? Sei anni, vedi? Quindi hai potuto vedere un po' la differenza. Sì, una grande differenza, ragazzi. Ci siamo trasferiti perché siamo venuti qui con i nostri figli e sono venuti a studiare qui i nostri figli perché il sistema scolastico qua è migliore. Per i loro meriti sono nelle università migliori qui di... Ah, ok, bello. Bellissimo questa esperienza. Poi si vede proprio la nostra accoglienza italiana. Noi siamo sempre molto critici del nostro paese, però in queste situazioni si vede veramente come ci relazioniamo con le altre persone. Dopo questa experience direi che oggi... ci siamo portati a casa il contenuto. Ho stretto le mani a Claudio, che ha stretto le mani a Jason Sudeikis. Quindi è come se avessi stretto le mani al mio attore preferito. E altro Waterstone. Sono tutte belle le librerie in Inghilterra comunque, ma soprattutto hanno tutte delle edizioni super fighissime, inflessibile, che noi ci sogniamo. Sono più libri in flessibile che libri in rigida, ed è tutto super bello. Ma soprattutto veramente le edizioni sono davvero bellissime, cioè hanno delle copertine super estetiche, tipo il libro che ho appena finito di leggere, L'ultimo diavolo a morire di Richard Osman. Guardate che bella copertina, vabbè è simile a quella italiana, però molto bella. Ma cioè guardate che belle copertine, sono tutte delle copertine stupende, cioè tipo questa, cos'è? Guarda, una copertina stupenda. Ho perso l'Arianna. Ari? Ari. Abbiamo preso dei cappellini a tema Ted Lasso, ragazzi. Abbiamo speso un pochino, però l'experience è quella che conta. È stata un'experience veramente formidabile. È stato veramente super gentilissimo. Questo è il tour delle librerie inglesi. Oh, bella questa copertina, che è simile a quella che abbiamo in Italia, ma questa è più bella. Mio padre. Questo è il libro che sto leggendo adesso sul Kobo. L'avevo già letto tempo fa, non mi aveva entusiasmato, ma forse perché non era il periodo giusto per leggere un libro del genere. Adesso mi sta piacendo tantissimo. E veramente devo imparare l'inglese per leggere un'edizione decente di Dune. Guardate che bella questa. Ari, guarda che bella questa. Dove? Oh, porca puttana. Questo è Richmond Riverside, lì c'è il Tamigi, e pieno di posticini carini dove mangiare, guardate che bello, super bellissimo, raga, lì c'è un isolotto, non so esattamente che cosa serva, come ci si arriva, eccetera. Bello, bellissimo. Credo, ma non ne sono sicuro, che abbiano girato qualche scena anche qua. E direi che è anche ora di mangiare, cosa dite? Chiuso, merda. Ma non è vero, è ancora presto in realtà. Mancano 2 minuti, aspettiamo che apra, andiamo a mangiare. C'è una fame assurda. Tutto questo girchiare in queste viuzze super bellissime mi ha fatto venire una fame disumana. Ci hanno portato un po' di pane e queste olive che sono buonissime. Buonissimo, grazie. Burrata e asparagi sembrano troppo buoni. Grazie. Grazie. Perfetto. Tu vuoi? Certo. Vai. Sì, violento. Ari, fai vedere a tutti cosa hai preso? I biscottini di Ted. Siamo venuti qui apposta per questo, ma usciamo con un ottimo pranzo. Abbiamo mangiato da Dio.
Super esperienza super approvata all'assaggino di Richmond. Come antipasto abbiamo preso una burratina con asparagi e crema di asparagi, io dei ravioli al pecorino con crema di asparagi e un guanciale, raga, un guanciale super croccante, io non l'ho mai mangiato così tanto buono, dovevo venire a Richmond per farlo, l'Arianna le pappardelle al ragù e poi abbiamo preso i biscottini Ted Lasso nella scatolina, quella rosa, con scritto Eat Like Ted, che oltretutto ci porteremo anche a casa. Abbiamo mangiato davvero bene, poi abbiamo fatto un giretto dentro al locale dove si mettevano i tifosi del Richmond a bere la birra nella serie TV. Abbiamo bevuto una birretta anche noi, piccola, ce la siamo divisa in due, ma l'abbiamo fatto più che altro per il meme. Il tempo sta cambiando, quindi la prossima tappa di questa nostra avventura sarà tornare a Londra. Ringraziamo anche Michele dell'assaggino, un ragazzo sardo che ci ha fatto vivere davvero un'ottima experience. Anche oggi si è conclusa questa giornata super divertente, super emozionante, abbiamo portato a casa tantissime nuove experience. Andiamo a chiuderci in albergo, stasera mangiamo lì, non usciamo. Vi ringrazio per avermi seguito fin qua anche oggi, vi lascio qua il link del video della giornata di ieri che siamo stati a Oxford. Ci vediamo in un prossimo vlog, come sempre ragazzi, fate bravi, ciao!